Sui social di meglio perché sei un po' troppo cresciuto. Io non so se quelli di Sartoria Meccanica ti riescono a cucire i vestiti su misura, però è dura trovarli. Come ci mettiamo? Allora, ci mettiamo un po' a metà, un po' di su, un po' di giù. Mi metto qui a fianco a te, non ti preoccupare, ti tengo su se vuoi, lo tengo io. Olè. Poi con la mia schiena è perfetto. Ciao, come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Daniele. Allora, ciao Daniele, che brutta professione che fai, guardi tutti dall'alto. Si vedono un sacco di cose qui in alto, faccio l'elfo a Natale. Oh, molto bene. Da quanti anni è che tu fai l'elfo? Allora, che io faccio l'elfo sono addirittura 3 anni. Però, e dove trovi da vestire? Nella casetta di Babbo Natale. Ah, ok, giustamente, perché noi stiamo parlando del Natale, aspettando Natale. Oggi è il 3 di dicembre, ovviamente le letterine dovrebbero arrivare in questo periodo. Sì, stanno già arrivando a frotte e ci hanno dato la libera uscita dal Polo Nord con il mosaico. Siamo venuti a fare gli auguri di Buon Natale a tutta Rovigo. Allora, Agnese, io ti aiuto di chiedermi di intervistare anche le elfe, perché insieme al nostro amico qua Slongagnone abbiamo anche le elfe che le stanno dando una mano. È tutta invidia la tua? Sì. È tutta invidia, sì. Non so se invidia, perché a casa non ci passerei, dovrei stare solari. Credo anch'io che avrei le case apposta, esatto. Però lui non gira da solo, appunto, sei in compagnia di? Emma. E? Elena. Elena, quanti anni avete, perché siete giovanissime? 20. Io 13. E voi fate parte sempre del gruppo Il Mosaico, fate animazione, consegnate, cioè, i dolcetti ai bambini, che cosa state facendo in questi giorni? Noi facciamo parte del gruppo Smile, in questo momento stiamo consegnando caramelle ai bambini. Sì, è un'animazione che si è unita al Mosaico e collabora con Il Mosaico, appunto. Ok, vi state divertendo perché siete giovanissime, penso che siate tipo volontarie. Sì. Io penso che tutti quanti si divertono con il Natale, chi più, chi meno, chi è in alto i trampoli oppure chi sta facendo l'elfo. Anche noi ci stiamo divertendo perché ovviamente siamo live e salutiamo gli amici dei social che si stanno guardando. Posso protestare perché tutti pensano ai bambini, ma noi adulti non ci regalano. E noi adulti ci divertiamo di più a preparare tutto il Natale per i bambini. Giusto. Quindi noi siamo un pochettino, diciamo, ce lo godiamo due volte, ce lo godiamo con gli occhi dei bambini, ma dopo lo prepariamo noi per i bambini, quindi ci divertiamo minimo due volte, dico bene? Sì. Ci divertiamo anche noi, direi. Sì, ci divertiamo anche noi, ovviamente. Vedi che avevo ragione. Fantastico. Anche tu, Agnese, sono sicuro che ti diverti a Natale. Natale? Devo risponderti? Sì, devi rispondermi. No, è meglio in diretta. Che io non risponda, cioè, devo essere politically correct allora. Esatto, politically correct. Tantissimo. Mi diverto tantissimo, mi piace tantissimo, poi a me proprio il periodo invernale piace tantissimo. Ok, poi vai a confessarti dal tuo amico. Mi cresce il naso. Trampoliere, che così gli racconterai tutto quanto. Salutiamo gli amici di Facebook e di tutti i social, perché eravamo in diretta. Noi siamo qui presenti nella Piazza Garibaldi con Aspettando il Natale, in diretta su Delta Radio. Vi aspettiamo, collegatevi, e se volete venirci a trovare, noi siamo qui con noi. Assolutamente, tutto avremo pomeriggio. Più tardi gli ospiti proprio del gruppo teatrale Mosaico, che è uno dei logistic partner della nostra iniziativa, e dopo li andiamo a raccontare tutti quanti. Assolutamente, grazie mille, ciao. Delta Radio è in diretta da Piazza Garibaldi. Bene, noi ritorniamo live, siamo qui dal nostro Delta Box Live, ci riprendiamo la linea, salutiamo gli amici che ci stanno guardando dai nostri social, quindi un'altra diretta, Agnese. Esatto, una doppia diretta. Doppia diretta, e adesso Facebook abbiamo un altro ospite. L'ospite si chiama Monica Stefano, arriva da Adria, perché adesso ci porterà la Befana e il Babbo Natale. Certo, allora io rappresento l'associazione La Frulla, il nome è un po' originale, ma in realtà è un nome che si rifà a un gioco antichissimo, quando i giochi si facevano a mano, un bottone nel quale si faceva passare una spago, il gesto è molto eloquente, si tirava lo spago e il bottone frullava, da questo il nostro nome. Noi organizziamo come associazione da più di 12 anni la Befana di Adria, una 4 giorni dal 3 al 6 gennaio, in cui la Befana, insomma, prende familiarità con la città e con i bambini, è una festa molto attesa.
Quest'anno però abbiamo deciso di conquistare il capoluogo e quindi arriveremo a Rovigo il 17 dicembre, non solo con la Befana ma anche con Babbo Natale. Allora è una novità, mi sembra che stia parlando o raccontando un gioco da tavolo. Conquista di territorio, un risico, un Carcassonne bellissimo. Babbo Natale e la Befana si faranno una sorta di battaglia. No, non è una battaglia. Diciamo che però è un incontro originale, perché questi due personaggi nella realtà magica non si incontrano mai. Uno arriva al 24. A me qualche bambino dice che la Befana è la moglie di Babbo Natale. No, non diciamo queste stupidaggini. Avremo modo quel giorno di chiarire tutto. Io vorrei aprire un dibattito su questo. Allora. Si potrebbe, ma vedrà che il 17 dicembre Babbo Natale e la Befana avranno modo, in primo luogo, di chiarire le loro caratteristiche, perché sono due personaggi molto diversi. Babbo Natale è un opulente, figlio del progresso, la Befana invece è molto retro, legata alle radici contadine, quindi molto anche, come dire, come si può dire? Terra-terra, ecco, brava, bravo, terra-terra, molto semplice. Allora, prima chiariranno queste loro differenze, poi risponderanno a quelle domande che tutti i bambini si fanno su di loro. Come fa, ad esempio, Babbo Natale in una notte a fare tutto il giro del mondo? Come fa la Befana a scendere dai camini pur avendo una grandissima gobba? Ma soprattutto, come fa la Befana a sapere che i bambini sono stati buoni o cattivi? Ah, certamente, esatto. Questa è una delle domande, diciamo così, principali a cui risponderemo, a cui risponderanno i nostri personaggi. E da ultimo, Babbo Natale e la Befana racconteranno anche le loro avventure, o meglio, disavventure, che nel corso della loro onorata carriera... Toccherà fare una diretta speciale per sì, questo. Sì, vi conviene. No, assolutamente, sono curiosissima anch'io. Ma le domande le possono fare solo i bambini o anche gli adulti? Allora, no, ma credo che poi si possa aprire tranquillamente, tanto anche voglio dire al pubblico, chi ha domande da fare le faccia tranquillamente. Agnese, quindi tocca a te quest'anno andare a parlare. Preparo l'intervista. No, tu vai a parlare con Babbo Natale. Sarebbe la prima volta che riusciamo a intervistare Babbo Natale ufficialmente, allora, e anche la Befana ufficialmente. Devi prepararti vestiti da elfo e andare a intervistare. Quindi dobbiamo prepararci le telecamere, il microfono e delle domande giuste. Beh, la prima domanda che faresti quale sarebbe? Ma infatti la mia domanda io l'ho già fatta, cioè come facevano sempre a sapere, e poi devo fare anche un reclamo io a Babbo Natale. Ecco, dai, sentiamo. Perché io da bambina avevo chiesto la casa della Barbie e non mi è mai arrivata. E tutte le mie amiche l'avevano ricevuta quell'anno e io no. Stai molto attenta che forse può arrivare quest'anno. Certo. Potrebbe arrivare quest'anno. ma era quella di una volta con l'ascensore, io ci sono rimasta malissimo quella volta. Che si tirava su. Esatto, ci sono rimasta malissimo. Guarda, delusa dal Natale, bisogna recuperare. Invece, vedete, il bello è che le persone della mia generazione, e non dichiaro qual è la mia generazione, erano invece molto legati alla Befana, perché Babbo Natale è un personaggio, se vogliamo, moderno, ma le persone della mia età sono cresciuti con la Befana, e la Befana resta, scusatemi, molto magica, molto intrigante. È vero, perché una volta si festeggiava Santa Lucia, dove arrivavano, esatto, i doni, e poi c'era la Befana, me lo raccontava Santa anche mia Lucia mamma. Santa Lucia nella zona del Veronese, è vero? E poi qui da noi la Befana. La Befana, è vero. Befana. È vero. E del resto, se voi vedete, resiste in modo tenace il Brusaveccia. Allora, ricordiamo, domenica 17 dicembre a Rovigo, incontro Babbo Natale e Befana. Certamente. Dove? Babbo Natale e la Befana arriveranno con dei loro aiutanti molto particolari, e qui alla Sala della Gran Guardia. Alle ore 17. 17. Bene. Noi allora, abbiamo dato l'appuntamento. Grandi e piccini, se dovete portare invitati, domande o reclami anche a Babbo Natale, come ho appena fatto io, appuntamento il 17. E se avete qualche da aggiungere, qualche giochino alla letterina, potete farlo quel giorno. All'ultimo, all'ultimo minuto, senza mandare l'email, non sappiamo se arrivano, ma quello lo potete fare direttamente. Beh, appuntamento il 17 di dicembre. Appuntamento il 17 di dicembre, mi raccomando. Perfetto. Grazie mille. Delta Radio anticipa il Natale. Allora, sono passate le 18:30, sì. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma prima di chiudere ovviamente abbiamo altri ospiti che sono già arrivati qui con noi. Abbiamo Sara e Claudio dell'associazione Chiricù. Ciao, buonasera. Buonasera, vi abbiamo chiamato, siete venuti a trovarci perché domenica 10 dicembre, sabato 10 dicembre, cosa organizzate per noi?
Allora, nell'ambito degli eventi di Aspettando il Natale saremo presenti anche noi con un progetto che in realtà esiste a Rovigo da un bel po' di tempo, che si chiamano Storie Suonate. Saremo una versione molto ridotta perché appunto il freddo anche non ci dà l'opportunità di rimanere tanto tempo insieme, però faremo gustare ai piccoli e ai grandi una storia letta da Sara e anche scelta da Sara, e nel frattempo alcuni nostri musicisti la accompagneranno aiutandoci a entrare ancora di più nel clima della storia e speriamo anche un po' nel clima dell'inverno e di dicembre, insomma, di questo mese che ci porta al Natale. Possiamo già chiedere a Sara di quale storia si tratta o è una sorpresa di questo appuntamento? Diciamo che non sveliamo il titolo perché il libro è un albo illustrato in commercio, quindi ci teniamo a tenere per un po', ecco, la sorpresa di cosa racconterà questa storia, però sicuramente sarà una storia invernale, il protagonista è un animale molto caro ai bambini e ci sarà anche un finale a sorpresa. Allora, tu Sara lavori tanto con i bambini a stretto contatto e soprattutto quando ci sono questi appuntamenti sono soprattutto curiosi. Quali sono le domande più indiscrete che ti fanno i bambini al termine di queste letture? Ma in genere si chiedono sempre come andrà a finire, perché il finale di un libro per tutti i lettori è sempre un momento tanto atteso, quindi vorrebbero già risolvere il caso prima che le pagine, insomma, scorrano. Però in realtà è un godimento vedere come seguono con attenzione lo sviluppo della trama e come nei momenti di intervallo musicale godano anche un accompagnamento che va sempre di pari passo con le parole, nel senso che poi le musiche sono tutti brani molto noti che i nostri musicisti scelgono con attenzione e che vanno a sottolineare i momenti di suspense, di gioia, di festa, quindi sono sempre scelti con grande attenzione e cercando di rimanere in tema. Quindi è uno spettacolo complessivo che racchiude tante, tante piccole grandi cose. Allora, si svolgerà in Gran Guardia a che ora? Allora, avremo tre occasioni per vivere la storia a seconda appunto del passaggio, quindi dalle 4 per una volta all'ora, quindi una volta alle 4, una volta alle 5, una volta alle 6, una magica porta si aprirà e all'interno di questa porta verrà svelato il mistero di questa storia che andremo a suonare, ad ascoltare insieme, insomma, per cui aspettiamo i passanti, insomma, chi ha voglia di fare un giro in piazza e di venire a trovarci sotto il loggiato della Gran Guardia, vedrete questa porta allestita e poi quando si aprirà, insomma, staremo un po' insieme ad ascoltare musiche e parole per aspettare il Natale. Io vi chiedo una curiosità, ieri parlavamo anche con il gruppo di burattinai che affermavano che i bambini sono il pubblico più esigente, confermate? Sì, sono molto sinceri, esatto. Se qualcosa non va, interrompono, lo dicono. Sì, c'è, cioè anche quando chiediamo alla fine, vi è piaciuto? No! Cioè, se quindi una cosa non gli è piaciuta lo dicono, però è un pubblico sfidante in questo senso, però sono anche un pubblico veramente molto molto attento, che quando alla fine della storia magari ricapitoliamo alcune cose per poterle poi magari fare insieme, rifare insieme, si vede che hanno seguito ogni particolare, sono stati attenti veramente a tutto, anche a cose che magari agli adulti sono sfuggite in realtà. E anche nel momento in cui c'è del gran movimento, il loro orecchio è sempre teso. Il corpo fa dell'altro, ma l'udito è ben sintonizzato. Conosco molto bene queste doti da supereroi Marvel dei bambini, perché sono veramente magici proprio per questo, perché sembrano non ascoltare ma invece stupiscono in ogni dove. Io volevo chiedere una cosa della vostra associazione, perché la vostra associazione Chiricù non fa soltanto questa attività, ma durante il corso dell'anno che cosa fate? Facciamo educazione musicale sin dalla primissima infanzia, facciamo corsi per bambini da zero, sottolineo zero, a 5 anni, sottolineo zero perché abbiamo dei bambini che frequentano con i genitori che hanno anche pochissimi mesi. E poi abbiamo tutti gli altri corsi musicali invece strumentali dedicati ai bambini un pochino più grandi, con la chitarra, il pianoforte, il violino, il violoncello, e corso di ukulele
e da quest'anno abbiamo anche un nuovo corso di propedeutica tra i 5 e i 7 anni che è appena partito, ma insomma sta già raccogliendo buone adesioni. Dove vi trovate? La gente come vi può contattare? Allora, ci può cercare sul sito Chiricuro Vigo, Chiricuro si scrive con la K, e ci può trovare su Facebook, anche su Instagram, e ci trova comunque in Vicolo Ciro Menotti 10, nei locali di Duomolab, siamo ospiti lì con tutte le nostre attività e trova tutti i riferimenti anche su internet. Benissimo, grazie, noi vi ringraziamo, io sono rimasto stupito. Perché Sara la conosco da una vita. Non lo sapevi? Sapevo quello che faceva, però la magia che ci ha raccontato di questa fiaba mi incuriosisce, quasi quasi il 10 bando. Penso sia aperto anche agli adulti, no? Ai non più bambini. È un momento per le famiglie, noi diciamo, perché si gode in maniera diversa, specialmente stando insieme nella condivisione genitori figli, nonni, zii, cugini, insomma di solito sono sempre momenti di grande scambio e di condivisione, quindi invitati tutti. All'Agnese, io e te insieme andiamo a vedere questo spettacolo. Saremo più attenti noi dei bambini? No, lo dubito. Grazie mille Claudia, Sara. Grazie. Perché poi credere, noi adesso siamo qui, ma poi dopo.